Ecco, sono partite. Vedete, la Fiorentina mi pare abbia subito attaccato all'inizio, ha premuto, no? Sì, infatti il primo tempo la Fiorentina ha tenuto testa alla Juventus e molto spesso si è resa pericolosa. Anzi, io credo che nel primo tempo si sia resa pericolosa più la Fiorentina che non la Juventus. C'era una Juventus un po' sorniona, qui, diciamo, sì, che stava a aspettare. Ecco, questo, due parole su questo ragazzo. Vediamo il numero 10, la maglia pesantissima di Antonioni. Di Gennaro, no? Sì, che diciamo è un giovane che esordisce contro la Juventus a Firenze con 60.000 spettatori. Diciamo molto che freddo è parso, lucido. È stato in gamba, è stato molto bravo. Ecco, lo vediamo sempre al centro delle azioni. E qui non è tutta la, e vedete, qui ecco, tira qui a volo, a volo, sì, di sinistro. Quindi questo significa, sì, che c'è il ragazzo. È così. Beh, comunque la Fiorentina, diciamo, ha perduto la partita così, però in realtà ha trovato un altro giovane, no? Certo, no? Lui si è confermato, ha confermato la bontà del vivaio Bettega, della Fiorentina. Qui è Bettega che mette al lato. Ecco, qui prima sembrava Bettega, invece in realtà è Galdiolo, sì, abbiamo visto. Sì, vero, prima? Per liberare, credo, sì, sembrava lui, sì. Sì, è Galdiolo che per liberare per poco non fa autorete, c'è questo, il fallo e poi... Questo ecco, è questo secondo, è il gol. Cabrini? Questo è il primo, sì. Primo gol. Cabrini è l'astuzia, vedete, l'astuzia di Bonisegna, Sì, della Martina, Bonisegna è un vecchio volpone. Ecco lì, è capace di non lì prendere... c'è stata una specie di... Ma sì, di qui, abbracciano Cabrini, ma credo che Bonisegna abbia perché toccato... Perché Cabrini ha fatto il passaggio. Sì. Ecco, qui c'è la reazione della Fiorentina, come vedete dopo il primo gol, tutti avanti, no? Come fanno i ragazzi, Zoffe per poco non viene beffato da questo tiro di Tendi, e poi la Juventus segna, ecco, questa è la seconda rete, qui è Causo, taglia, pallone, ecco, qui il pubblico ce l'ha con Mattolini per questa respinta. No, assolutamente, Mattolini diciamo è uscito bene e ha respinto bene, perché ha respinto anche lungo. Però Benetti, lì è stato bravissimo Benetti, che ha indovinato un tiro favoloso, insomma, che concorrerà senza meno per il gol della settimana, credo. Per il gol appunto della domenica, ecco oggi. E ora vediamo ancora, dovrebbe esserci il terzo gol, manovra lunga. Vedete Bettega che era laggiù a impostare, partecipa, sì, all'azione corale. Va al centro a ricevere. E qui c'è il grosso tiro di Cucureddu. Sì, lì è stato Cucureddu, ha fatto un tiro fortissimo. Infatti il pallone è andato via anche, diciamo, non perfettamente diritto. Sì. Era molto forte. Sì, è stato molto forte il tiro, infatti il merito soprattutto di questo gol è di Cucureddu. Ecco, ora vediamo, la Fiorentina attacca, qui c'è un primo fallo, un secondo fallo, Veniali, diciamo così, ma non è questo il rigore è quest'altro. C'è Cabrini che tiene con la mano, abbiamo visto, sembra, con la mano. Sembra abbia spinto con la mano, sì, sulla gamba di Sacchetti. L'arbitro è lì, è stato molto bravo oggi l'arbitro. Ecco, il Casarza, nostro, come farà Casarza. Bravo. Infatti, bravo. Ecco qui... dicevano 3-2 perché aveva tirato di nuovo due volte.